Proseguono gli appuntamenti della rassegna galleristica sull'orlo di una crisi di nervi alla Galleria Marconi di Cupra Marittima. Dopo la collettiva Dittici Narrazioni Fotografiche, si è recentemente inaugurata una collettiva che raccoglie alcune opere di quattro artisti marchigiani. Dal titolo Marche Centro d'Arte, la mostra rappresenta la prima tappa di un ciclo di tre mostre dedicate ai fermenti dell'arte marchigiana. Mostrare la vivacità delle produzioni artistiche che ci sono nel nostro territorio, dove da sempre convivono pluralità e singolarità, è lo scopo della mostra. Marche Centro d'Arte è la collettiva che si trova in questo momento alla Galleria Marconi. Gli artisti che partecipano sono Rita Socio, Roberto Cicchinè, che presenta le foto in bianco e nero che raffigurano delle praiante, Daniele Duranti, che sono i quadri sullo sfondo tratti dal film Kill Bill, e Nardi e Scopetta, che hanno presentato un'installazione al centro della sala espositiva. I testi critici sono a cura di Dario Ciferri e Stefania Palanca. E gli artisti in qualche modo sono rappresentativi di una parte della scena artistica marchigiana, e per cui ognuno a loro modo, singolarmente, con il proprio linguaggio, creano un'immagine di quello che è il panorama artistico. E Marche Centro d'Arte è il primo appuntamento di una rassegna che durerà per 3 mesi e che presenterà nel mese di febbraio i lavori di Francesca Gentili e Marco Bernacchia e nel mese di marzo i lavori di Sabrina Muzzi. E la mostra si conclude il 22 febbraio.